Tutti, eccoci qui con un altro video, sempre in campagna. Oggi parliamo di lotta biologica contro le zanzare. Volevo farvi vedere questa vasca che io ho preparato la scorsa stagione. Guardate che meraviglia, con le mie ninfee. E dentro, adesso ve li faccio vedere bene, vedete questi piccoli pesciolini. Questi piccoli pesci si chiamano Gambusia affinis e sono proprio un vero killer per le zanzare. Noi abbiamo provato a fare questo esperimento lo scorso anno, visto che in campagna qui ci sono molte zanzare, abbiamo detto proviamo a creare questa vasca per le gambusie e vediamo cosa succede. Abbiamo avuto risultati ottimi, insperati. La gambusia è un piccolo pesce d'acqua dolce, è originario del Mississippi e vive in acque dolci e salmastre, paludose e stagnanti. Vedete che lei in questo ambiente si è riprodotta benissimo. Io aggiungo l'acqua ogni settimana, poi probabilmente ci organizzeremo perché ne cade una goccia ogni tanto, però tutte le settimane appunto aggiungo l'acqua e porto loro da mangiare in più, oltre alle zanzare e alle larve che si mangiano. Pensate che un solo esemplare di gambusia adulto divora 150 larve di zanzare al giorno. La gambusia è un pesce molto resistente, può vivere anche in acque scarse di ossigeno o molto salate ed anche ad alte temperature. Noi qui abbiamo messo la ninfea perché crea comunque ombra, è una pianta diciamo che crea appunto ombra. Queste altre piante qua che sono delle piante ossigenanti, come potete vedere che non hanno ancora fatto i fiori, e poi sul fondo ci sono delle altre piante anch'esse ossigenanti. Le gambusie, come vedete, si sono riprodotte, si autoregolano nella riproduzione e poi la caratteristica che le rende un po' diverse dai pesci comuni è che d'inverno vanno in letargo. Quindi sotto queste alghe che si sono formate io ho messo dei mattoni e loro d'inverno si mettono in questi buchi e dormono tutto l'inverno. Adesso in primavera è necessario nutrirle un pochino, mangiano il mangiare come quelle dei pesci rossi, perché comunque si sono appena risvegliate, quindi non ci sono ancora tante zanzare in giro, per cui loro hanno bisogno di essere nutrite oltre al discorso delle larve. Vedete, non è un pesce bellissimo, a me piacciono tantissimo, però oggettivamente non è un pesce colorato, è un pesce diciamo verdino, però tenete presente che è un pesce eccezionale per combattere le zanzare. Pensate che addirittura hanno utilizzato per sconfiggere la malaria in alcuni paesi. Quindi io ve lo consiglio per poter fare una lotta biologica contro le zanzare. Poi provate e sappiatemi dire com'è andata. Le gambusie vivono anche nel mini pond, nei mini laghetti che potete fare anche sul terrazzo. Sono veramente robuste e non necessitano di tante attenzioni. Fatemi sapere, adesso vi faccio ancora un primo piano delle mamme, poi ci sono i bambinetti piccoli. Io vi saluto adesso e vi ringrazio di aver ascoltato e di aver visto questo video e ci vediamo al prossimo video, che riguarderà sempre prodotti biologici e salutari. Ciao a tutti e buona giornata. Un bacio.